perdete niente, io sono più o meno quello nella foto in basso a destra, nel caso che qualcuno non mi conoscesse, e sono quello lì, non sono quello sopra. E il sottotitolo un po' di questa chiacchierata, che un po' ha dato il via all'idea di farla anche, e sarebbe quello, cose che ho imparato quando ormai era troppo tardi, come diceva Snoopy nelle sue famose strips. Perché durante i miei molti anni di attività, di ricerche in questo campo, di errori ne ho fatti tanti, di cose ne ho capita qualcuna e mi piacerebbe trasmetterla in modo che non dobbiate ripetere i miei errori e magari tribolare come ho tribolato io. Per cui in questa chiacchierata cercherò di darvi qualche cosuccia che ho imparato quando ormai era un po' tardi, comunque può essere ancora utile magari a voi. Lasciatemi solo 5 minuti per spiegare a chi non è del mestiere o chi non ne ha tanta conoscenza che cosa sono i carabidi. I carabidi sono una famiglia di coleotteri, una delle tantissime famiglie di coleotteri. Sapete che i coleotteri sono uno degli ordini di insetti più di successo sulla Terra, grazie a questa trasformazione delle ali anteriori in elitre, cioè in una forma di astuccio che protegge l'addome, cioè le parti più vulnerabili dell'insetto. Queste elitre hanno dato ai coleotteri la capacità di affrontare e di superare moltissime sfide, tra cui la sfida con i loro predatori, a cui possono magari sfuggire più facilmente, sono dei piccoli cararmatini. E tra le moltissime famiglie, che qui vedete più o meno rappresentate, vedete un cervo volante in alto a sinistra, non sto a nominarvele tutte, ci sono i cerambicidi, gli stafilini, le coccinelle, i silfidi e così via. I carabidi sono quelli in mezzo e sono una famiglia estremamente, come vi dicevo, di successo, perché oggi come oggi ne conosciamo circa 42.000 specie già descritte nel mondo, ma sono sicuramente molte, molte di più. E in Italia addirittura ne abbiamo più di 1.000, 1.350. Che è un numero decisamente molto 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 elevato. La specie che vedete qui è una specie molto molto bella, è un Carabus hispanus, una specie pirenaica. Ovviamente i carabidi non sono tutti così belli, però ci sono molte specie molto appariscenti con queste livree metalliche che li hanno fatti conoscere molto, non soltanto agli entomologi, ma anche ai collezionisti che a volte li hanno collezionati soltanto per la loro bellezza. Perché in Italia siamo così ricchi di specie? Perché l'Italia è un ponte ecologico tra il centro Europa e l'Africa. Quindi noi abbiamo avuto delle specie africane che sono migrate verso nord durante i periodi caldi, nel Pliocene. Abbiamo delle specie centroeuropee che sono invece migrate verso sud durante i periodi freddi, durante le glaciazioni, ma questo non è tutto. Abbiamo delle specie ad affinità iberiche in Sardegna e Corsica, perché come sapete sicuramente la Sardegna e la Corsica erano unite all'attuale penisola iberica molti milioni di anni fa. E abbiamo anche delle specie ad affinità balcaniche, dinariche, perché quando 5-6 milioni di anni fa l'Adriatico era praticamente asciutto durante la crisi di salinità del Messiniano, quando si era chiuso lo stretto di Gibilterra, molte specie balcaniche sono riuscite ad arrivare in Italia, sui nostri Appennini e sulle nostre catene montuose, quindi abbiamo addirittura tutti questi collegamenti col resto dell'Europa e dell'Africa, e in più abbiamo un sacco di zone alpine ed appenniniche dove in molte nicchie hanno potuto diversificarsi molte specie, molti endemiti, molte specie endemiche che a tutt'oggi sono conosciute soltanto
di alcune valli o di alcune zone molto ristrette. Quindi questo numero è estremamente elevato di specie e praticamente noi siamo praticamente la nazione che ha più specie in Europa e questo si spiega con quello che vi ho appena detto, con tutte le nostre. Come si riconosce un carabide? Un carabide chiunque dopo un minimo di esperienza riesce a riconoscerlo, nel senso che io scherzando e ridendo con quelli che vengono con me, dico sempre: il carabide lo riconoscerete dopo pochi minuti, perché i carabidi hanno un'aria di famiglia. Qui ho messo un punto interrogativo, ma se voi sul terreno vedete un insetto, un coleottero che si muove agilmente, velocemente, alla ricerca di un riparo, a caccia di una preda, o molto rapido per cercare di sfuggire a un eventuale predatore, un eventuale nemico, questo nel 99% dei casi è un carabide, perché ci sono altre possibilità, per esempio gli stafilini hanno un comportamento più o meno simile, ma hanno le elitra che non coprono tutto l'addome. E quasi tutti gli altri coleotteri, non essendo dei predatori per lo più come i carabidi, quindi non avendo bisogno di essere così rapidi per cercare le loro prede, sono molto più lenti e si muovono sul terreno in modo molto più torpido, più lento, quindi è facile riconoscerli come non carabidi. Mia moglie, quando mi accompagna nelle mie escursioni, quando io guardo per terra per portare a casa sempre qualche ricordino dalle valli che vado a visitare, è lei stessa che mi fa notare: quello è un carabide, quello non è un carabide. Quindi, insomma, ci vuole veramente poco a riconoscere che cos'è un carabide dagli altri coleotteri. Qui ne vedete alcuni molto appariscenti, molto belli, altri molto colorati. Molte volte sono neri i carabidi, però ci sono anche specie molto belle. Vedete questa specie blu che è un endemismo dell'isola di San Pietro in Sardegna, una cicindela campestris, che da noi sono verdi. Là c'è una razza, una sottospecie completamente blu. E poi non sto a dirvi i nomi degli altri perché tanto avrebbe poco interesse. Che cosa sono i carabidi? I carabidi sono dei predatori per lo più. Questo è un Carabus coriaceus. Ho messo questa fotografia semplicemente più che altro per farvi vedere come si distinguono i maschi dalle femmine. A destra vedete un maschio, a sinistra una femmina. Il maschio si riconosce immediatamente perché ha i primi tarsi delle zampe anteriori dilatati. Se vedete la differenza, la femmina le ha più o meno filiformi, molto stretti, il maschio ha i tarsi dilatati. Questo sembra che gli dia la possibilità di aggrapparsi meglio al dorso della femmina durante l'accoppiamento. Non ci sono altre motivazioni, però questo ci permette in quasi tutte le specie, perché non sempre è così, ma in quasi tutte le specie, nel 99,9% dei casi, di riconoscere i maschi dalle femmine. Quella a sinistra è una larva, molto diversa ovviamente, che però in genere ha lo stesso regime alimentare dell'adulto. Il regime alimentare dell'adulto è, nella grande maggior parte dei casi, carnivoro, cioè i carabidi sono dei predatori, predatori terrestri. La stragrande maggioranza delle specie, almeno nei nostri ambienti, nei nostri climi, si muove sul terreno e caccia sul terreno altri piccoli artropodi, anellidi, molluschi, piccole chiocciole e così via. Questo è un carabus che sta tagliuzzando un lombrico e poi c'è una specie di digestione extraorale, cioè viene rigurgitato un liquido ricco di enzimi che digerisce la preda esternamente e poi questo liquido viene riassorbito con le proteine della preda. Ma naturalmente ci sono sempre le eccezioni, vi ho appena detto che sono quasi tutti predatori, zoofagi. In realtà ci sono alcune specie che sono completamente fitofage, in questo caso spermofaga, cioè si nutre di semi. Questo è un Ophonus laticollis, si nutre dei semi dell'ombrellifere. E così molte altre specie, soprattutto negli arpalini e negli zebrini, ma comunque non stiamo a fare troppi nomi perché tanto ha poco interesse. Un'altra grande distinzione che si può fare tra i carabidi sono i carabidi che cacciano di giorno, predatore ottico, vedete con questi grossissimi occhi, quindi è diurno, caccia la preda avvistandola con i suoi enormi occhi, e
predatore olfattivo, una specie notturna, la gran parte delle specie sono notturne, occhi normali, normalmente sviluppati, e sentono la preda, queste specie, soprattutto con l'olfatto che è sviluppato grazie alle antenne, i sensilli che hanno sulle antenne e nelle parti boccali. Alcune specializzazioni, questo è un carabide che scava gallerie nel terreno, come si può notare dalla forma cilindrica, allungata. Questo è un altro carabide che ha una specializzazione molto particolare, si nutre di collemboli nella lettiera. Vedete queste parti boccali molto molto allungate, formano una specie di gabbia sotto la bocca. Quando l'insetto abbassa la testa sul collembolo, questo rimane praticamente ingabbiato, non riesce più a fuggire e questa specie, questo genere, chiama Leistus, può comodamente mangiarselo, allegramente mangiarselo. Un'altra specializzazione è quella elicofaga, ci sono specie, tra cui i Cicrus, che si nutrono di chiocciole, sono praticamente penetrano all'interno della conchiglia, della chiocciola, dei gasteropodi. Resistono a tutto il muco che viene emesso dalla chiocciola e se la mangiano allegramente. Questa è una calosoma, non la solita calosoma che siete abituati a vedere, la calosoma sicofanta, quella tutta bella colorata, dorata, verde, verdastra con riflessi dorati. Questa è un'altra specie, calosoma inquisitor, che è legata non alle larve di Lantria, come nell'altro caso, di processionaria, ma in questo caso a larve più piccole, cioè larve di tortricidi, che mangiano altre piante, tra cui a volte spesso le querce, e quando ci sono queste infestazioni di bruchi sulle querce o su altre piante, questi carabidi, che sono arboricoli, non terrestri, come gli altri di cui avevamo parlato finora, salgono sulle piante, volano molto bene e mangiano questi bruchi, quindi sono anche degli ottimi ausiliari dell'agricoltura e delle piante perché eliminano i loro parassiti. Questa è la cicindela campestris, avete visto prima nella fotogramma quella blu dell'isola di San Pietro in Sardegna, quella normale è questa, l'abbiamo vista, la vediamo ancora sui sentieri di collina in Piemonte. In questo periodo, ma compare molto presto, già a marzo, con i primi soli, caccia di giorno sui sentieri di collina. Sicuramente la conoscete. Questo è il bombardiere, è un brachinus, un carabide che ha la capacità di emettere delle scariche dall'addome ad altissima temperatura, facendo anche un rumore abbastanza forte, un crepitio abbastanza forte, che nel caso ci fosse un uccello che ha cercato di beccarselo, schizzando negli occhi del predatore questo liquido a 100 gradi e più, praticamente distoglie il predatore dal suo obiettivo di mangiarselo. E poi ci sono dei carabidi che invece sono adattati all'ambiente ipogeo, sotterraneo, sono molto caratteristici perché ne ha già parlato Enrico Lana nella sua presentazione bellissima di qualche giorno fa, hanno degli adattamenti incredibili, hanno il corpo pochissimo chitinizzato, perché non devono difendersi dai raggi ultravioletti, non devono difendersi dalla dispersione di umidità del corpo perché l'ambiente è saturo di umidità, non hanno occhi perché non c'è luce, hanno queste enormi, lunghissime setole tattili e si spostano nelle fessure del suolo, della madre roccia e talvolta le troviamo anche nelle grotte. Ecco, diciamo, il mio approccio ai carabidi è nato ai carabidi come bioindicatori, perché io lavoravo, ormai sono in pensione da un paio di anni, lavoravo in un istituto di ricerca di agricolo che si occupava di pioppicoltura, di coltivazione del pioppo, io mi occupavo della difesa del pioppo dagli insetti e a un certo punto sono sorti i problemi per cui il pioppo, essendo coltivato lungo le aste fluviali, lungo i fiumi, nei pioppeti si facevano trattamenti, insetticidi, e quindi giustamente qualcuno ha fatto notare che tutto questo sviluppo di pioppeti coltivati lungo le aste fluviali poteva essere anche un rischio per gli insetti utili, per le acque dei fiumi, eccetera, eccetera. E noi ci siamo chiesti un po'
che cosa potevamo, quali indici ecologici e quali bioindicatori potevamo utilizzare per dare una valutazione ecologica dei piopeti, cioè quanto fossero diversi i piopeti dai boschi naturali e quanto fossero diversi i piopeti dalle coltivazioni agrarie, come il mais, come il grano e la soia e via dicendo. Degli incaricati ero io e mi sono chiesto che bioindicatore avrei potuto usare. Io non conoscevo assolutamente ancora i cannabidi, questo parliamo di circa 30 anni fa, e mi sono accorto che questa famiglia di coleotteri aveva tutte le caratteristiche per poter fungere da ottimo bioindicatore. Devo premettere che a me già i coleotteri piacevano. Avevo già un po' questa perversione di cercare di dare un nome a tutto quello che vedevo in campagna, quindi piante, fiori, alberi, insetti, animali, però non conoscevo specificamente a livello specialistico i cannabidi. Sono accorto che i cannabidi erano degli ottimi bioindicatori perché stavano un po' dappertutto, erano correlati le specie, avevano caratteristiche che erano correlate alle caratteristiche dell'ambiente, quindi per cui c'erano specie dei boschi, specie degli ambienti aperti, steppici, che si spostavano negli ambienti agrari, c'erano specie degli ambienti umidi e così via. Erano sensibili ai disturbi ambientali, erano facili da censire in modo quantitativo, perché come vi dirò tra poco, gli studi ecologici non possono essere fatti in modo qualitativo, dicendo semplicemente questo è di più, quello è di meno, ma bisogna dare dei numeri e bisogna anche poter analizzare statisticamente questi numeri per dimostrare quello che vogliamo, quella che è la nostra ipotesi sperimentale. Poi erano presenti sempre in tutti gli ambienti con popolazioni cospicue, erano ben conosciuti nel comportamento perché la famiglia dei carabidi è una di quelle più conosciute tra tutte, perché ci sono specialisti carabidologi in tutto il mondo che dall'Ottocento e dall'inizio Ottocento in poi hanno studiato questa famiglia ed erano relativamente, io questo come se sono facili da identificare, diciamo relativamente facili da identificare, perché ci sono già dei testi, ci sono molti specialisti a cui fare riferimento e così mi sono buttato. E questa è la prima cosa che volevo illustrarvi, come si possono censire i carabidi per fare degli studi ecologici, dando per scontato che sono dei buoni bioindicatori, allora vediamo come si possono censire nell'ambito di uno studio ecologico. Il presupposto di base è che uno studio ecologico ha bisogno di metodi quantitativi. E allora il metodo quantitativo, che ci può dare dei dati quantitativi più facile da utilizzare, anche se non scevro di inconvenienti, come vedremo, è quello con le trappole a caduta, o pitfall trap, come dicono gli inglesi, che vuol dire esattamente la stessa cosa, caduta, trappola a caduta, che non fanno altro che sono dei bicchieri di dimensione variabile, che adesso vedremo, che vengono infossati nel terreno fino all'orlo, e dove praticamente le specie che si muovono sul terreno, sia di notte che di giorno, in funzione della loro abbondanza, tra virgolette, sul terreno, ma anche della loro attività, vanno inevitabilmente a cadere. Una volta caduti dentro, purtroppo per loro non riescono più a risalire, perlomeno la maggior parte di questi non riescono più a risalire. Che cosa sono allora le pitfall trap? Sono dei bicchierini. Vi dicevo di dimensione variabile. In teoria si possono usare bicchieri della dimensione che si vuole, cioè la probabilità di cattura è direttamente proporzionale alla dimensione del bicchiere. E questo è intuitivo. Maggiore è la superficie la circonferenza della nostra trappola, del nostro bicchiere, maggiore è la probabilità che un insetto che corre sul terreno ci vada a cadere dentro. Però, dato che abbiamo bisogno di numeri elevati di queste trappole, perché quando andiamo a fare dei campionamenti in ambito ecologico abbiamo bisogno di molte trappole, vedremo poi quante magari.
Per cui dobbiamo trovare anche dei materiali che siano facilmente reperibili e che siano anche abbastanza resistenti, che non si spacchino facilmente. E il materiale che è più facile da reperire in questo senso e che dà le migliori garanzie sono i bicchierini da picnic, quelli bianchi di plastica che trovate normalmente in grandi quantità nei supermercati. Andrebbero benissimo anche quelli dello yogurt. Ma qui è più difficile averne delle grandi quantità. E poi un altro trucco che ho imparato quando era molto troppo tardi è che una cosa che è molto utile è quella di metterne due, uno infilato dentro l'altro, per ogni singola postazione di trappola, perché questo ci permette di estrarre un bicchierino quando noi vogliamo andare a fare il controllo delle catture, lasciando l'altro inserito nel terreno, in questo modo il terreno non frana e non dobbiamo ogni volta rifare il buco e poi ricompattare il terreno al suo interno. Quindi mettendo due bicchierini uno dentro l'altro, noi possiamo estrarne uno lasciando l'altro sempre in posizione. Un altro trucco che ho imparato quando ormai era troppo tardi è che se noi a 2/3 circa del bicchierino facciamo dei bei buchetti con un ago arroventato, nel caso dovesse piovere, dovesse cadere dell'acqua dentro, l'acqua sale fino a un certo punto e poi da questo punto in poi, poco per volta, si disperde nel terreno e non corriamo il rischio che il liquido salga fino al bordo e ci perdiamo tutte le catture. Altre cose che vi posso dire è che normalmente queste pitfall, questi bicchierini, è bene proteggerli con una reticella. Perché? Perché è sempre più grave il problema causato dai cinghiali, ma in ambito alpino non solo dai cinghiali, anche dai caprini come gli stambecchi, i camosci. Quando abbiamo fatto i campionamenti in ambiente alpino per il monitoraggio della biodiversità alpina nei parchi, si vedevano gli stambecchi in quota che andavano allegramente a cercarsi questi bicchierini. Vi dirò adesso perché. Perché noi mettevamo del sale anche al loro interno con funzione conservante, estraevano il bicchierino e se lo bevevano allegramente per il sale anche che c'era contenuto. Quindi una delle precauzioni che vi consiglio di prendere è quella di porre una reticella molto robusta, non della dimensione che qui è indicata, ma molto più grande, molto più ampia rispetto al diametro del bicchierino che avete messo, una reticella con una maglia di almeno 1 cm, quindi sono quelle reticelle anche molto robuste, difficili da piegare. Avrete qualche problema magari a tagliarla, ci vorrà un flessibile oppure un forbicione bello robusto, però fatte una volta, insomma, poi possono durare anche diversi anni. Queste reticelle vengono fissate al terreno con dei chiodi a cavalletto molto profondi. Perché vi dicevo, i cinghiali, soprattutto una volta che avessero localizzato, una volta che abbiano localizzato le vostre trappole, le andranno a ispezionare regolarmente. E con il grifo non hanno molte difficoltà, infilandolo sotto la reticella oppure sotto la trappola, a estrarre la trappola e a distruggere tutto il contenuto per mangiarsi quello che c'è dentro e per il sale. Per cui io consiglio assolutamente una robustissima reticella, anche molto ampia, fissata nel modo più robusto possibile. Nel caso che anche in questo modo i cinghiali continuino ad andarvi a distruggere le trappole, io consiglio di spostarle perché vuol dire che i cinghiali le hanno localizzate e le vanno a ispezionare regolarmente. All'interno delle trappole cosa si mette? Si mette un'esca che ha una qualche azione attrattiva, che normalmente è l'aceto. Io consiglio l'aceto bianco perché l'aceto di vino rosso lascia un po' di colorazione sulle catture, perché un po' di deposito rosso nell'aceto di vino rosso prima o poi comunque c'è, quindi gli insetti, i campioni vengono un pochettino danneggiati in questo modo, vengono colorati. L'aceto bianco va benissimo, che ha anche una funzione un pochettino conservante. È un pochettino attrattivo perché tutto quello che è un
è un prodotto di fermentazione, in qualche modo attira i carnivori, gli insetti carnivori e anche un pochettino quelli saprofagi che si aggirano sul terreno. Per cui l'aceto va benissimo e come conservante io consiglio, sempre consigliato, il sale grosso da cucina da mettere in una buona dose abbondante, almeno per un terzo del bicchierino, poi fino a metà, 2/3 aceto bianco e poi ci sono i buchettini che magari avrete fatto che quindi porteranno via quello che c'è di troppo. Che cosa si usava una volta? Una volta al posto del sale si usavano sostanze estremamente tossiche che potevano essere il glicoletilenico, che poi è la sostanza che si usa come anticongelante nei radiatori, che è estremamente tossica, però era un ottimo conservante, una volta anticamente lo si usava nelle trappole, oppure la formalina, che è ancora più tossica, cancerogena, quindi dato che poi noi queste catture dovremmo andarle a verificare in laboratorio, mettendoci magari sopra su un binoculare per osservare su una capsula Petri quello che era accaduto nella trappola, ci andremo a respirare anche queste sostanze che assolutamente non è bene respirare. Quindi io rimarrei tranquillamente sull'aceto e sul sale da cucina. Ah, naturalmente se qualcuno degli amici che è collegato che conosce benissimo già queste cose, non so, mi riferisco a Oscar, a Enrico, altri, adesso non vedo più chi c'è collegato, avessero qualcosa da aggiungere, va benissimo, eh. Se io dimentico qualcosa, voi collegatevi pure e integrate. Che cosa dobbiamo considerare noi per quali sono i punti cardine del campionamento? Innanzitutto la durata. Allora, se noi facciamo uno studio di tipo ecologico, dobbiamo cercare di avere un censimento delle popolazioni, delle comunità più o meno abbastanza rappresentativo di quello che è diciamo, la composizione delle comunità durante tutto il periodo di attività. Quindi la durata del campionamento, secondo me, deve durare per tutta la stagione di attività degli insetti. Adesso con il riscaldamento globale cominciano a muoversi gli insetti molto presto sul terreno, a volte già da fine febbraio, inizio marzo, gli insetti cominciano a muoversi, quindi io consiglio sempre di porre a dimora le trappole, le pitfall, già a fine febbraio, inizio marzo, anche perché in quel periodo magari si muovono delle specie che poi scaldandosi il clima andranno in diapausa e non si faranno mai più vedere. Faccio riferimento magari a dei relitti alpini, a degli endemiti che sono rimasti magari isolati in biotopi di pianura, in boschi di pianura e che oggi sono quasi del tutto spariti, ma li troviamo magari già ancora in montagna dove il clima è ancora fresco. Però se noi vogliamo andarli a vedere in questi boschi, in pianura, dobbiamo cercare di catturarli molto presto, perché probabilmente loro, essendo abbastanza frigofili, si muoveranno molto presto e poi magari spariscono. Poi dobbiamo stare molto attenti alla scelta delle stazioni, nel senso che se noi vogliamo confrontare delle stazioni con caratteristiche ambientali diverse, dobbiamo sceglierle molto bene in modo che siano rappresentative degli ambienti che vogliamo conoscere e che vogliamo mettere a confronto, possibilmente replicando più volte gli ambienti, perché è una delle regole principali per poter avere poi un'analisi statistica dei dati è quello di replicare il più possibile le unità di campionamento. Il numero delle trappole. Per ogni unità di campionamento io consiglio, adesso vedo Enrico che ha scritto qualcosa, per la fauna ipogea sotterranea sono molto più efficaci le esche, che non sono letali e permettono di selezionare la fauna che attirano. Ma in quel caso un'analisi quantitativa o qualitativa. Sì, ci arriviamo Enrico. Più avanti, quando espongo poi tutti i metodi di campionamento per l'analisi faunistica, c'è anche questo. Magari se vuoi dire due parole, soprattutto sulle esche che usi tu, di cui sei molto esperto più di me, hai libertà di farlo. Numero di trappole, vi dicevo, per ogni unità di campionamento io consiglio un minimo di almeno 5 trappole.
perché è molto facile perderne almeno una, due durante ogni periodo di campionamento, di controllo, tra un controllo e l'altro, proprio per l'azione della fauna selvatica. I cinghiali in pianura, gli stambecchi, le capre in montagna, le pecore e così via. I materiali, bisogna stare molto attenti, ma dei materiali abbiamo già parlato. L'esca attrattiva da usare, vi ho detto che io normalmente uso l'aceto bianco e sale da cucina come conservante. L'intervallo tra i controlli delle pitfall, secondo me, deve essere il più breve possibile, anche se ovviamente se lo studio è abbastanza esteso, ci saranno molte trappole da controllare, quindi è molto difficile fare un controllo che sia più breve di una settimana. Quindi normalmente i controlli sono almeno di una settimana tra l'uno e l'altro, o più normalmente ancora di 2 settimane tra l'uno e l'altro. Più si allunga il periodo tra un controllo e l'altro, più aumentano le probabilità di perdere alcune trappole. La conservazione, bisogna stare molto attenti alla conservazione dei campioni, sia durante in campo, sia durante poi dopo il laboratorio, ma ne parleremo tra poco. Poi bisognerà identificare le specie, conteggiare il numero di esemplari per ogni specie, e questo vi darà la possibilità di avere molti, molti dati a disposizione per studi di questo tipo. Se si è partiti in modo corretto nello scegliere le stazioni di campionamento, nel replicare un numero adeguato di volte, e se si è fortunati a non avere grosse perdite di trappole, si riescono a ottenere dati che possono dare indicazioni interessanti sulle caratteristiche dei nostri ambienti. Però vi dicevo, le pitfall trap, le trappole cadute non sono scevre da inconvenienti. Bisogna sapere che ci sono molte variabili che possono influenzare le catture, quindi non abbiamo una fotografia perfetta di quelle che sono le specie che popolano gli ambienti in cui noi siamo andati a fare i censimenti, i campionamenti, e soprattutto non abbiamo una perfetta fotografia quantitativa in proporzione della numerosità delle specie. Perché? Perché a seconda della vegetazione intorno alla trappola le catture possono cambiare, quindi se ci sono trappole anche nella stessa stazione in cui si sviluppa molto l'erba, altre dove non si sviluppa, queste trappole cattureranno probabilmente in modo diverso e non possono essere considerate delle adeguate replicazioni. Poi, in base all'attività delle specie, ci sono specie molto attive sul terreno, altre che si muovono meno. Quindi le specie più attive sono quelle che vengono più catturate, ma non è detto che siano quelle più numerose. Magari ce ne sono altre più numerose, ma meno attive sul terreno. Poi la dimensione delle specie, è più facile catturare le specie di grosse dimensioni, perché queste cadono più facilmente nelle trappole e non riescono più a uscire. Spesso le specie di piccole, piccolissime dimensioni cadono nelle trappole e poi riescono ad arrampicarsi sulle pareti della trappola e a uscire. Poi in base alle strategie di nutrizione delle specie, ci sono specie più attirate dall'aceto, altre meno. Se sarete interessati a questo tipo di argomento, io avevo fatto un piccolo studio con un tesista un anno, che poi era stato pubblicato sulla nostra rivista della NP, lo potete trovare, adesso non ricordo l'anno, però il titolo era Efficienza attrattiva dell'aceto di vino. Comunque se mi scrivete poi una mail ve lo mando. Quindi specie carnivore vengono più attirate dall'aceto, specie fitofage non vengono attirate dall'aceto, ma anche tra le specie carnivore alcune sono più attirate, altre meno. In base all'esca, attrattiva e conservante può cambiare, ma abbiamo detto che vabbè, per comodità noi useremo sempre l'aceto, e in base anche alla copertura della trappola. Normalmente, potendo, è meglio dare una piccola copertura alla trappola, perché questo ci consente di non farle riempire in caso di temporale, e quindi di proteggerle dalla pioggia e dagli acquazzoni. Però questa copertura dovrebbe essere poi simile in tutte le trappole, perché altrimenti se la copertura di trappola a trappola varia, è possibile che questo ci influenzi il tasso di cattura.
Questi sono i materiali di cui vi dovete dotare, poi per poter conservare quelle che sono state le catture nelle trappole, perché queste catture le porteremo in laboratorio, gli insetti verranno estratti al binoculare, troverete non solo carabidi, ma anche silfidi, stafilinidi, molti altri coleotteri, purtroppo chiocciole, lumache, che in qualche modo vanno a morire nell'aceto e l'aceto dissolve il loro guscio, purtroppo. E questi insetti che abbiamo catturato, è bene estrarli, e portarli dentro delle provette a chiusura ermetica in alcol 70. Per fare l'alcol 70, questa è la ricetta semplicissima: prendete un alcol buon gusto di quello che c'è al supermercato a 95 gradi, ne prendete 100 millilitri. Acqua 40 millilitri o in proporzione 280 e così via, e avrete l'alcol etilico a 70 gradi. Con una bottiglia, quindi ne potete fare molto e averne una quantità notevole per tutte, per conservare una grandissima quantità di materiale. Direi che se è probabile che io abbia dimenticato delle cose, ma se vi vengono in mente delle cose, soprattutto chi ha già fatto studi del genere, se ha qualche domanda e vuole mettermela in chat, va benissimo, se vuole aggiungere qualcosa va benissimo, altrimenti io piano piano, visto che il tempo passa e sicuramente qualcuno si sarà già addormentato, passerei ai metodi di campionamento, invece nel caso che noi vogliamo fare degli studi di tipo faunistico. Ecco, io vi dicevo che il mio primo approccio ai carabidi è stato di tipo ecologico per la valutazione dei piopeti, la valutazione ecologica dei piopeti, non vi dico quali sono i risultati, così andate a vederveli nelle pubblicazioni dell'istituto. Essendomi interessato di coleotteri carabidi, poco per volta mi sono innamorato dei coleotteri carabidi, ma questo se mi fosse interessato probabilmente di un'altra famiglia di insetti, probabilmente mi sarei innamorato di quell'altra famiglia, perché diciamo che si chiama poi quello che si conosce, che poco per volta si riesce ad approfondire. Per cui ho incominciato a espandere i miei interessi anche verso gli studi di tipo faunistico, cioè l'esplorazione di tipo faunistico negli ambienti più o meno, tra virgolette, ancora inesplorati del Piemonte, e poi ho avuto la fortuna anche di andare in Sud America, in altri posti bellissimi, e quindi di portare la mia esperienza per fare degli studi faunistici anche in quelle zone. E uno dei libri che mi avevano affascinato di più e che mi avevano proprio convinto a incominciare a queste esplorazioni da piccolo esploratore della diversità era stato questo libro di Edward Wilson, che è un grande entomologo statunitense, ancora vivente, mi risulta, in cui questo libro, La diversità della vita, spiega in modo molto chiaro, molto bello, leggibilissimo. Se non l'avete ancora letto, segnatevelo e leggetevelo assolutamente, perché ve lo consiglio caldamente. È un libro che fa innamorare della diversità, soprattutto il primo capitolo. C'è un primo capitolo in cui parla del temporale di un temporale in Amazzonia. Lui era lì, stava facendo degli studi sugli insetti sociali, sulle formiche. Lui studiava anche gli insetti sociali, anzi soprattutto, e si è scatenato un grandissimo temporale, e questo gli ha dato modo di vedere come la biodiversità abbia una forza incredibile anche nelle catastrofi più potenti che possono accadere. La biodiversità vince perché ha in sé la forza per ripopolare, per occupare gli ambienti che si sono aperti, le nuove nicchie ecologiche, e poco per volta di riformarsi, di riconquistare tutto il pianeta. Ed è un libro, vi dicevo, molto molto bello, e mi ha introdotto e mi ha messo la voglia di incominciare a fare degli studi faunistici. Per fare gli studi faunistici ci sono moltissimi metodi diversi da quelli delle trappole a caduta, che però non escludono le trappole a caduta. Io direi che le trappole a caduta, soprattutto in certi ambienti, vedremo quali, sono estremamente utili anche per gli studi faunistici, che però normalmente vanno integrate con altri metodi di ricerca, perché altrimenti con le trappole a caduta, per quei motivi che avete visto prima, non avete una visione
generale di tutte le specie che popolano un determinato ambiente. Quindi più metodi di campionamento vi faranno trovare specie diverse che vi daranno un'idea più completa di quelle che sono le specie che popolano quell'ambiente. Questo ha l'inconveniente, il vantaggio di dare una fotografia abbastanza completa della diversità che state andando a studiare in un certo ambiente, ma dobbiamo un po' abbandonare l'idea del metodo quantitativo, perché ogni metodologia di ricerca ci dà dei dati che non sono confrontabili con i dati che otteniamo con gli altri metodi di ricerca, con le altre tecniche. Introduco una piccola parentesi: anche questi metodi di cui andremo a parlare adesso, se proprio vogliamo e siamo cattivi, riusciamo a farli in modo standardizzato e quindi in modo confrontabile tra una stazione di campionamento e l'altra, e quindi possono anche loro magari diventare utili per uno studio, un qualche studio di tipo faunistico, uno studio che abbia bisogno di numeri per analisi statistiche. Però normalmente sono studi che danno informazioni più di carattere qualitativo. Questi metodi allora quali sono? La trappola caduta l'abbiamo vista. La ricerca diretta a vista, che si compie, vedremo come, raccogliendo direttamente gli esemplari negli ambienti che noi andiamo a studiare. La vagliatura, cioè la setacciatura della lettiera nelle foreste e del terreno, è un altro metodo estremamente interessante che porta a scoprire specie estremamente interessante che non riusciremo a vedere in altro modo. Il retino d'asfalcio normalmente non viene utilizzato per i coleotteri, ma nel nostro caso, dato che ci sono carabidi che vivono, che mangiano i semi e sono fitofagi e vivono quindi sulle piante, sulle erbe, questo ci dà un'altra visione ancora della nostra comunità. L'uso di bande cartonate e adesive sui tronchi ci fa catturare altre specie ancora che non vedremmo, altrimenti, e le catture con la lampada luminosa ci portano a vedere altre specie ancora che non vedremo con altri. Vediamoli. Allora, però, se volete partire per uno studio di tipo faunistico, che lo consiglio caldamente a tutti, è una cosa molto bella. Si diventa un po' dei piccoli esploratori dell'ignoto e si va a vedere in un ambiente in cui non ci siano ancora studi approfonditi di tipo floristico, botanico, zoologico, entomologico, si va a vedere tutto quello che c'è. E bisogna munirsi di alcuni materiali fondamentali. Un materiale estremamente importante per l'entomologo che voglia catturare dei piccoli insetti a vista è l'aspiratore. L'aspiratore si può comprare nelle delle famose ditte di prodotti entomologici tipo Omnes Artes, eccetera, ma molto più facilmente, come ho fatto io, ce lo si può costruire in casa con un barattolino di quelli classici col tappo a vite, ermetico, facendo due buchetti nel tappo e infilando due tubettini, di cui uno più corto, che è quello dal quale passeranno le nostre catture, e un altro più lungo che noi porteremo fino alla bocca per poter fare il vuoto aspirando e portare gli insettini che sono vicini a questa all'apice del tubicino più corto all'interno del barattolo. Quindi aspirando si forma una depressione che porta l'insettino piccolo all'interno del barattolo. Questi insettini così piccoli sarebbero estremamente difficili da catturare con le mani. Vedete qui un dito indice perché? Perché nel momento in cui c'è un insettino di 3 mm, 4 mm che si aggira sul terreno, se non avete un aspiratore, l'unico modo per poterlo in qualche modo catturare e portare dentro un barattolino è quello di inumidire con la saliva la punta di un polpastrello e appoggiarlo delicatamente sull'insetto. L'insetto rimarrà invischiato sulla punta del polpastrello e lo potrete portare nel vostro barattolino. Altrimenti, se non avete l'aspiratore, molto probabilmente vi sfuggirà. L'alternativa ipogea che utilizziamo è Eppendorf più pennello. Ok, appena arriviamo alla fauna ipogea, vi do un attimo la parola a Valentina e Enrico.
perché io ho poca esperienza anche di questa cosa. E uno, il famoso trucco del polpastrello inumidito, per esempio, è quello che mi ha consentito di catturare l'unica specie italiana nuova che ho descritto io fino a questo momento. Ho descritto molte specie, ma quasi tutte di ambienti diciamo tropicali e subtropicali, quando sono stato sulle Ande, in ambienti subtropicali, oppure specie cinesi e così via, o africane. Ma in Italia un giorno eravamo con Pier Mauro Giachino e Luigi Bisio, i miei più frequenti compagni di escursione in montagna, e mentre mangiavamo il nostro panino del pranzo, sulla roccia su cui ero seduto ho visto un piccolissimo insetto che si muoveva e non avevo altro modo per beccarlo prima che si buttasse nell'erba, di inumidire la punta del polpastrello e farcelo appiccicare. Così è stato, e tornando a casa ho scoperto che era un piccolissimo carabide, un Filorhizus, ancora sconosciuto per la fauna italiana. No, non solo per la fauna italiana, era proprio sconosciuto per la scienza, quindi l'abbiamo descritto come Filorhizus occitanus, visto che eravamo in una valle occitana. Poi vi dovete munire di barattoli. Questi sono, a sinistra sono i famosi barattoli che i più giovani forse non conoscono. Ogni tanto vedo che qualcuno su internet, su Facebook, mette questi se riconosci queste cose, sei anziano. Beh, sì, io sono anziano, ne ho ancora molti di questi barattoli. Sono i vecchi barattoli di plastica che contenevano le pellicole diapositive o le pellicole in bianco e nero che si utilizzavano una volta per le fotografie, per le macchine fotografiche in formato 24-36, e che vanno benissimo perché hanno un tappo a pressione, praticamente a tenuta ermetica, ed è facilissimo quindi da togliere col pollice, ed è facilissimo poi da rimettere in posizione a pressione senza dover ogni volta avvitare e svitare, che fa perdere molto tempo. Poi vi dovete munire di una piccola quantità di acetato di etile, perché è quella sostanza che è messa in alcune gocce all'interno del barattolo con un pochettino di sughero tritato, consente ai poverini che noi abbiamo catturato di morire in modo, diciamo, speriamo, nel modo meno doloroso possibile, e di non danneggiarsi per le ulteriori analisi che dovremmo fare a casa. E poi un po' di sughero tritato, vi dicevo, perché il sughero tritato è quello che all'interno dei barattoli ingloba poi i campioni catturati, i piccoli insetti, gli insetti catturati, e impedisce loro di danneggiarsi anche nel caso che dovessero seccare un pochettino. Anzi, contribuisce a mantenere l'umidità con l'acetato d'etile all'interno del barattolo per periodi lunghi, e quindi tenerli morbidi per la preparazione per periodi abbastanza lunghi. Un consiglio caldissimo, quindi ennesima cosa che ho imparato quando era ormai troppo tardi, è quello di cambiare la piccola quantità di sughero tritato che mettete in ogni barattolo ogni volta che cambiate ambiente di ricerca. Cioè, una volta che voi andate in Val Varaita e avete i vostri barattoli numerati, e ci mettete dentro i vostri insettini, quando arrivate a casa e tirate fuori i vostri insettini dal sughero, ebbene, se nei giorni successivi andrete in altri posti, ebbene cambiare il sughero. Perché? Perché può sembrare poco probabile, ma vi dico che non lo è, dimenticare all'interno dei barattoli, nel sughero, alcuni esemplari di insettini piccoli e magari marroncini, proprio della colorazione del sughero, e ritrovarseli poi, vederli quando si apriranno i barattoli dopo essere stati in altri posti. E quindi pensare che quella cattura sia stata fatta dove in realtà non è stata fatta. Purtroppo va a mio disonore, ma vi dico che la cosa è possibile perché io sono rimasto fregato in modo abbastanza clamoroso da questa cosa, e ci ho perso degli anni di ricerche, perché andando un giorno in un posto che qualcuno immediatamente capirà dov'è, della Langa Astigiana, e tornando a casa, aprendo il barattolo, ho trovato un insettino, un carabidino che non conoscevo assolutamente, che non apparteneva alla fauna italiana, che non apparteneva alla fauna europea e che non apparteneva alla fauna mondiale conosciuta. E
E quindi ho pensato di aver trovato una specie nuova. Oltretutto, questo insettino sembrava perfettamente morbido, infatti mi ha permesso di fare una bella preparazione, di estrarre i genitali, tutto quanto. Soltanto molti anni dopo, avendo fatto vedere questo insettino al massimo esperto mondiale, il quale è rimasto anche lui a bocca aperta, un tedesco che studia praticamente solo quel genere, genere Bradycellus, anche lui non l'aveva mai visto, siamo rimasti in contatto. Dopo qualche anno mi ha scritto e mi ha detto che per caso in una collezione, in un'antica collezione tedesca, aveva trovato alcuni esemplari che corrispondevano perfettamente alla mia specie e che provenivano dal Perù. E mi ha chiesto se per caso ero stato in Perù nei periodi precedenti, e guarda caso io ero stato in Perù proprio più o meno nelle zone da cui provenivano quei campioni della collezione tedesca nei mesi precedenti. Era una specie nuova che lui non aveva ancora descritta, ma in ogni caso io avevo pensato di averla catturata in Italia, anche perché sembrava perfettamente fresco. In realtà non lo era, aveva le dimensioni di un granello di sughero e grazie a Dio, per prudenza non l'abbiamo descritto, altrimenti avremmo avuto una di quelle cose che non sono molto belle da raccontare, una specie che ci sarebbe dovuto poi dire, guardate, ci siamo sbagliati e dobbiamo fare retromarcia. Quindi queste sono cose che succedono. Vi dovete munire, ormai siete tutti tecnologici, di un GPS per avere le coordinate precise dei punti in cui andate a fare le catture, i campionamenti. Se non siete muniti di GPS, un block notes, dove potete scrivere tutto quello che serve, dovete scrivere tutto, le caratteristiche dell'ambiente, la data, il numero del barattolo, l'ambiente in cui l'avete catturato e così via, in modo da poter poi riportare i dati. E vi dicevo, in quelle provette in cui magari noi, che vi ho fatto vedere prima, in cui andremo porre i nostri campioni con l'alcol, dovete mettere dentro un cartellino o un pezzo di carta su cui a matita o a china dovete scrivere tutto quello che serve, quindi la data, la località, l'ambiente, il raccoglitore. Non fidatevi di scriverlo con un pennarello anche indelebile sull'esterno della provetta, perché alla lunga l'alcol, una goccia di alcol, una goccia di alcol qui e una goccia di alcol là, può cancellare qualcosa e non sapete più quegli esemplari lì dove li avete presi. Invece con un cartellino all'interno saprete sempre. Vedo che il tempo io mi sto dilungando, quindi andiamo un po' più veloci, adesso così vi lascio spazio alle risposte. Come si fa la ricerca diretta? Con un bello zappettino di quello tipo, quelli che abbiamo noi qui nell'astigiano per andare a tartufi, che vi consentirà di sollevare pietre, legni coricati, tronchi coricati, pezzi di legno coricati che mantengono l'umidità e quindi lì sotto gli insetti vanno spesso a nascondersi durante il giorno e poi soprattutto non dovete mettere le mani sotto dove magari poi trovate magari qualche sorpresina, a volte soprattutto in montagna, non è infrequente trovare qualche viperotta sotto, quindi con uno zappettino siamo tranquilli, possiamo alzare da una certa distanza la nostra pietra e il nostro legno, esploriamo i tronchi marcescenti sempre con gli zappettini, possiamo zappettare il terreno, questo anche in inverno, possiamo trovare delle specie che svernano all'interno del terreno, nelle cellette, e poi soprattutto nei posti umidi, lungo i torrenti, lungo i fiumi, possiamo buttare dell'acqua sui greti, per catturare quelle specie che vivono proprio vicine all'acqua, nelle gallerie del terreno vicino all'acqua. Praticamente noi buttando acqua simuliamo una piccola inondazione, saturiamo tutti i pori del terreno e obblighiamo gli individui a uscire e noi dove noi li possiamo poi catturare con l'aspiratore. Catture con il vaglio, vi dicevo, possono dare dei risultati estremamente interessanti nei boschi. Quindi se noi facciamo degli studi in un bosco, assolutamente bisogna munirsi di un vaglio, che non è altro che un setaccio, con un sacco sotto che può essere legato in modo da raccogliere tutto quello che noi setacciamo. Bisogna setacciare la lettiera, se ce n'è, e i primissimi strati più superficiali del terreno.
Se il setacciato è ancora troppo grossolano, possiamo ulteriormente setacciarlo con un setaccio ancora più fine. Da lì in poi le possibilità sono molte. Possiamo mettere tutto dentro dei sacchi, portarcelo a casa, il setacciato, e se vogliamo vedere tutto, tutto, tutto quello che c'è dentro, lo mettiamo dentro degli imbuti di Berlese, ma dobbiamo avere un laboratorio che ci consente di mettere la nostra bella batteria di imbuti, le luci per scaldare il terreno, cosa che pochi di noi hanno, per cui più frequentemente questa ricerca si fa direttamente sul terreno. Una volta che noi abbiamo setacciato e una certa quantità di setacciato molto fine, lo mettiamo su un pezzo di plastica chiara, possibilmente al sole, e diamo tempo, mettiamo una piccola quantità di setacciato sulla plastica e diamo tempo agli insetti che si scaldano al sole di muoversi. In questo modo noi li potremo vedere e catturare con delle pinzette o con l'aspiratore. Io lo consiglio caldamente, anche se non è un tipo di ricerca che si fa frequentemente, ma porta delle catture estremamente interessanti, non solo di carabidi, ma anche di molti altri insetti che vivono nella lettiera o nei primi strati del terreno, o a volte ciechi addirittura, quindi molto interessanti. Il retino d'asfalcio, vi dicevo, non è normalmente utilizzato dai coleotterologi, viene più utilizzato magari dagli ortotterologi per le cavallette, per le mantidi, per le farfalle, per tante altre cose, non dai carabidologi, però ci permette di catturare sfalciando le erbe alcune specie che vivono sulle erbe. Se noi mettiamo queste bande ondulate sui tronchi, le leghiamo ai tronchi, che cosa succede? Questi cartoni ondulati, succede che i carabidi e tutti gli altri insetti che frequentano il tronco, salendo e scendendo dal tronco, trovano molto utile andarsi a nascondere in certe ore della giornata, in certi momenti, sotto all'interno delle ondulazioni. Cioè praticamente si tengono le ondulazioni a contatto del tronco, la parte liscia invece esternamente. Ovviamente bisogna prendere questi cartoni con una parte ondulata, si possono trovare con un po' di pazienza nei cartonifici oppure negli imballaggi, e questo ci porta a catturare molte specie che salgono e scendono dai tronchi e altrimenti non potremmo vederle in altro modo. Allo stesso modo lo scotch da pacchi. Se noi mettiamo qualche giro di scotch da pacchi a una certa altezza sui tronchi, che succede? Succede che molti insettini che salgono e scendono dai tronchi, entrando nelle fessure del tronco sotto lo scotch, rimangono attaccati con le elitre alla parte adesiva dello scotch. Andando a togliere periodicamente queste bande, noi andremo a vedere in quell'ambiente specie che altrimenti non saremmo mai riusciti a vedere in altro modo. Le catture con la trappola luminosa, anche queste possono portare a catture estremamente interessanti, a vedere specie che in altro modo non riusciremmo a vedere. La trappola luminosa può essere comperata a caro prezzo o più facilmente può essere costruita in casa come ho fatto io. Come vedete questa sulla destra è quella che io pongo d'estate sul mio pozzo a casa mia, e che mi ha permesso di censire delle specie nel Monferrato che mai erano state viste nemmeno in Italia, quindi molte, molte specie decisamente rare che in altro modo non sarebbe possibile censire. Come funziona? Funziona, io me ho messo, utilizzo dei neon, delle lampade a luce di Wood, luce nera, che sono abbastanza selettive per i coleotteri, attirano un po' di tutto, però non tantissimi lepidotteri, come invece le lampade a luce mista, anche con luce bianca. Normalmente i lepidotterologi usano lampade miste e anche magari abbinate a lampade a luce nera. Io solo con le lampade a luce nera catturo molti coleotteri. Il vantaggio, ponendo queste trappole con un bidone sotto e un imbuto, un grosso imbuto all'interno del bidone, io metto dei cartoni da uova. Il vantaggio è che io la mattina posso andare ad aprire il mio bidone,
liberare tutto quello che non mi interessa, quindi tutti gli lepidotteri, a volte sfingidi, i menotteri o tutto quello che a me non interessa studiare, così non deprivo l'ambiente di queste specie. Prendo soltanto la parte che mi interessa e me la porto in laboratorio, in casa, nel mio caso, perché ho uno stereomicroscopio a casa, per studiarmela. E vi dicevo che in questo modo si possono fare catture estremamente interessanti. Non vi scoraggiate se all'inizio magari non avrete delle grossissime risultati. Perché? Perché le catture con trappole luminose risentono moltissimo di diverse variabili ambientali. Cioè conta molto sia la posizione, perché questa lampada deve essere vista anche da distante dagli insetti che volano. Conta la temperatura, deve essere sempre abbastanza elevata anche di notte. Normalmente sotto i 20 gradi gli insetti volano abbastanza poco, si spostano attivamente piuttosto poco. Ma soprattutto se c'è un po' di movimento d'aria, un po' di brezza, non si muovono quasi del tutto. Ci sarà molto aeroplancton, ma non viene attirato dalle lampade. Gli insetti che vengono attirati dalle lampade sono quelli che si muovono nelle notti calde. E con calma di vento quasi totale, quindi notti molto umide, assenza totale di vento, di brezza e temperatura sopra i 20 gradi. Queste condizioni si verificano normalmente dalla metà di giugno fino alla metà di agosto, tutto sommato, durante le notti. Non tutte le notti, una notte ogni tanto. In certi ambienti non si verificano mai. Per esempio, in certe vallette delle Langhe c'è sempre una certa brezza di notte, io ho ottenuto catture scarsissime. A casa mia in certe notti invece mi arriva veramente il mondo, mi arrivano bestie che arrivano da molti chilometri, da alcuni chilometri di distanza sicuramente, non arrivano dagli intorni di casa mia sicuramente. Scusate qui, zittisco il mio cellulare. E quindi non vi scoraggiate, nel caso che vogliate porre queste lampade in modo continuativo, nel caso che siano lontane da casa, è bene che non sia un portalampade del tipo che ho usato io, perché non è resistente alla pioggia, bisogna usare quei portalampade da esterni, quindi a tenuta stagna. E possibilmente protetti dalla pioggia, soprattutto la presa di corrente deve essere protetta dalla pioggia. Si possono usare anche batterie, però in quel caso è chiaramente la durata è molto più breve e anche con un timer più che per qualche notte non si può tenere. Poi c'è sempre il rischio, mettendole in giro, che qualcuno vada a danneggiarle, mentre se sono vicine a una casa si possono controllare più facilmente. Questa, per esempio, è una lampada non ovviamente nei nostri ambienti. Qui siamo in Vietnam, non sono io, è una foto che ho preso dalla rete, dal web, ma tanto per farvi vedere che cosa può arrivare in una notte calda e umida, alla lampada di qualsiasi cosa. Qui è veramente difficile intravedere. Ci sono sicuramente moltissimi coleotteri, però sarebbe abbastanza difficile andarli a catturare. Nei nostri ambienti le cose sono un po' più semplici, perché usando, vi dicevo, la lampada a luce di Wood, non arriveranno tutti questi lepidotteri e si possono fare catture molto più selezionate. Ecco qui, vi segnalo ancora le catture in ambiente endogeo, perché bisogna citarle, sono catture molto specialistiche che si realizzano con delle trappole collocate nel milieu sotterraneo superficiale, MSS, oppure in grotta, con delle esche particolari. E se vuole dire una parola Enrico oppure Valentina, vi lascio volentieri la parola. Enrico? Aspetta che mi sentite? Sì, ti sentiamo. Okay. Niente, allora, tra l'altro quella foto lì è di un Sardafenops, Sardafenops supramontanus. Bravissimo.
Allora, sentite una cosa, tra l'altro questa bella illustrazione è tratta dal libro di Giachino Evailati, L'ambiente sotterraneo, che è un altro libro che consiglierei a tutti per chi vuole approfondire questo argomento. Allora, considerate che questi signori, cioè Giachino Evailati, con questi metodi, hanno fatto decine di campagne di Grecia. In parole povere, hanno un po' codificato quelle che sono le metodologie per catturare in ambiente sotterraneo superficiale, soprattutto più che endogeo. Mettere delle trappole in questo modo, queste sono trappole che catturano insetti morti, significa avere anche una certa esperienza. Sul come conservarli, sul dove metterli, e naturalmente non è che vai lì e dici di qui mi piace e metto la trappola. Ci sono anche delle condizioni esterne che devono essere rispettate. Stiamo parlando di una fauna particolare che quindi ha delle esigenze sia trofiche che ambientali particolari, cioè umidità elevata, eccetera, eccetera, oscurità, cioè quelle che sono le tipiche Quindi di conseguenza mettere una trappola di profondità in questa maniera significa metterla nel posto giusto e fare in maniera che possa rimanere sul posto per molto tempo. Difatti loro normalmente le mettono un anno e vanno a ritirarle l'anno dopo, a volte anche 2 anni dopo, secondo me, e hanno studiato una miscela giusta di liquidi e soprattutto di esche che a un certo punto creano anche una specie di patina sopra gli insetti che sono stati catturati. Per cui non se ne catturano più, ma vengono conservati meglio quelli che sono sotto. Non voglio andare ad approfondire ulteriormente perché non è neanche lo scopo di questa tua presentazione. Grazie. Grazie Enrico. Infatti diciamo che questa è una lomessa perché per dovere di, così come questa, cioè il fogging è un'altra tecnica di campionamento che è molto utilizzata in ambiente tropicale, subtropicale, nelle foreste tropicali. Come funziona? Funziona che c'è un apparecchio tipo questo cannone che nebulizza in modo molto fine, crea una specie di nebbia con l'insetticida che viene utilizzato in una formulazione molto particolare, essendo nebulizzato e riscaldato, sale verso l'alto, inglobando la pianta e quindi tutti gli insetti, vengono utilizzati degli insetticidi con un forte potere abbattente, mi riferisco in particolare ai piretroidi, agli insetticidi piretroidi, tutti gli insetti che sono presenti sulla pianta. Cadono sul terreno dove prima è stato posto un telo su cui poterli raccogliere, e in questo modo è possibile fare dei campionamenti in quegli ambienti dove la fauna entomologica non è tanto presente sul terreno, come aveva detto Massimo Meregali nella sua presentazione in qualche giorno fa, ma sulle chiome degli alberi, sulla canopea, perché il terreno negli ambienti tropicali è praticamente occupato interamente dagli insetti sociali, in particolare dalle formiche, che rendono estremamente difficile la colonizzazione da parte degli altri insetti, e oltretutto arriva anche molta meno radiazione solare, quindi molta meno energia sul terreno, e quindi la gran parte della vita entomologica si svolge sulle chiome degli alberi. Questo è un metodo abbastanza brutale, oltretutto abbatte tutti gli insetti che muoiono. Per essere entrati in contatto con l'insetticida piretroide rimangono anche abbastanza rigidi e sono anche molto difficili quindi da preparare, poi da studiare. Comunque ho citato questo metodo giusto per vostra conoscenza. Per chiudere, vi ho annoiato abbastanza, spero che siate ancora svegli. Tre esempi. Nel caso che siamo in un bosco, allora se avete capito, se siete riusciti a seguirmi, cosa
che metodologie, che tecniche devo utilizzare per fare uno studio faunistico? Assolutamente le trappole a caduta, perché ci sono molti insetti che vagano sul terreno di notte e quindi possono essere visti e catturati soltanto con le trappole a caduta, oppure con il vaglio, con la setacciatura della lettiera. Poi assolutamente devo utilizzare delle bande cartonate adesive sui tronchi. Posso esplorare i tronchi caduti sul terreno e posso zappettare il terreno, ma sono aspetti un po' meno importanti dei primi due. Se invece sono lungo un corso d'acqua, qui siamo lungo il Po, a Morano Po, vicino a Casale, assolutamente importante la ricerca vista, perché molti insetti si aggirano o possono essere trovati rimuovendo il pietrisco dei greti. Molti insetti vengono stanati buttando acqua nelle vicinanze delle zone umide e moltissimi insetti possono essere catturati con la trappola luminosa, perché quasi tutti i carabidi che popolano gli ambienti umidi sono alati, perché devono essere molto rapidi per sfuggire a eventuali innalzamenti del livello dell'acqua e quindi devono poter raggiungere ambienti asciutti, più sani e non essere colti alla sprovvista dalle inondazioni. Quindi la maggior parte delle specie è alata e può raggiungere essere catturata con una lampada luminosa. Nel caso che siamo in una prateria erbacea o in un ambiente agrario, è importante la ricerca vista perché molti insetti sono diurni, si aggirano sul terreno, ma è molto importante che la trappola luminosa. Possono essere di qualche utilità sempre le trappole a caduta e in qualche caso anche il retino da sfalcio per i motivi che vi ho detto prima. In montagna, se andiamo in montagna, si usa molto la ricerca vista sotto le pietre o zappettando il terreno, si usano abbastanza le trappole a caduta, nel caso soprattutto che vogliamo avere dei dati tipo quantitativo, come nel caso del monitoraggio degli ambienti alpini. E si può usare il vaglio negli ambienti dove ci sia un po' d'erba, un po' di lettiera, un po' di muschi. Negli ambienti ipogei, vi ha detto Enrico, delle trappole, delle esche e poi anche un po' delle ricerche a vista, dove si possono raccogliere comunque degli elementi interessanti, se si ha un po' di occhio e di fortuna, stando attenti sempre alla testa. Per quanto riguarda l'identificazione dei taxa, assolutamente vi consiglio caldamente di farvi una piccola collezione se decidete di dedicarvi a un qualche taxa in particolare, non necessariamente ai carabidi, ma se vi mettete a studiare qualche taxa in qualche famiglia, fatevi una piccola collezione perché nessuno può ricordare per sempre le caratteristiche delle specie. È bene avere qualche esemplare di ogni specie da poter consultare per rinfrescarsi le memorie, per confrontare le nuove catture. È importante poi consultare la letteratura, avere delle chiavi di identificazione, ma soprattutto collegarsi a degli specialisti che soprattutto all'inizio vi possono confermare o instradare sulla correttezza delle vostre identificazioni. Io devo dire che se non avessi avuto in Piemonte dei riferimenti estremamente validi, di grandissimi specialisti, non solo a livello italiano, ma a livello mondiale, non so, temo di dimenticarne qualcuno, ma in primis Achille Casale, Pier Mauro Giachino, Luigi Bisio, lo stesso Vigna Taglianti era un piemontese, ma l'ho visto poco perché poi lui ha lavorato soprattutto a Roma, alla Sapienza, ma sono stati molto molto cortesi, molto pazienti nei miei confronti e all'inizio mi hanno confortato nelle mie. Una cosa, un'ultimissima cosa che vi consiglio è di farvi una collezione con i cartellini e non utilizzando gli spilli per infilzare gli insetti. Qui ognuno ha le sue idee, soprattutto la cultura, gli entomologi di cultura anglosassone spesso infilzano gli insetti coleotteri nell'elitra destra, alla base dell'elitra destra. È un metodo che può andare bene se l'insetto è abbastanza grosso,
È molto più problematico se l'insetto è piccolo, ma è assolutamente sconsigliabile se l'insetto è stato catturato con una trappola caduta dove c'era del sale, perché per quanti lavaggi possiate fare, il sale rimane un pochettino all'interno dell'esemplare e piano piano, se avete usato uno spillo per infilzarlo, vi corroderà lo spillo all'interno dell'esemplare e vi rimarrà lo spillo in mano dopo qualche anno. Quindi consiglio caldamente un cartellino su cui preparare gli esemplari che vorrete tenere in collezione. I libri a cui fare riferimento, ne ho messo qui qualcuno, ma se qualcuno è interessato mi scrive una mail, adesso dopo metterò la mia mail e io posso ovviamente consigliarlo, assisterlo nei suoi primi passi. Cioè, ci sono i cataloghi della fauna d'Italia, c'è questo utile che è soprattutto di tipo ecologico, per darci un'idea del comportamento dei carabidi nei diversi ambienti. C'è questo Tiger Beetles, Ground Beetles, che ha molte chiavi illustrate per l'identificazione, però è soprattutto centroeuropeo, la fauna centroeuropea, meno quella dell'Italia meridionale nordafricana. Questo manuale dell'APAT che si può scaricare in rete gratuitamente. Il volume della checklist della fauna italiana, questi volumi Pesarini Monzini, e poi questo bello ha delle chiavi della fauna di Grecia, anche se la fauna di Grecia ha molte specie che noi non abbiamo. Siti sono ormai probabilmente obsoleti, questi erano siti che avevo indicato qualche anno fa, probabilmente l'indirizzo è anche cambiato, ma se qualcuno poi è interessato io posso eventualmente dargli informazioni più aggiornate. Qui sotto trovate la mia mail aggiornata, segnatevela per qualunque cosa, io sono disponibile a darvi qualche suggerimento, qualche informazione. Spero di non avervi annoiato troppo e di non avervi fatto dormire. E vi ringrazio e aspetto eventualmente vostre domande se avete delle curiosità in merito. Ok, grazie mille, molto interessante. E Grazie. se avete delle domande potete farle in chat oppure potete attivare l'audio. Vedete voi come preferite. Molto interessante, Gianni. Sono Oscar. Scusa se mi intrometto. Volevo Ciao fare una Oscar, domanda. figurati. Prego. Allora, mi hai ricordato giustamente pochi giorni fa questa cosa dello spillare il cartellino e non l'insetto, hai avuto assolutamente ragione perché questa cosa del sale l'avevo del tutto, diciamo, non avevo fatto attenzione. Secondo te, da che dimensione, mi consigli di spillare sul cartellino? Cioè, se io trovo un Carabus coriaceus mi sembra un po' Ma ti strano dico, spillare sul a quel cartellino. punto il Carabus coriaceus puoi anche farlo, ma chiaramente se è caduto nella trappola il problema rimane, perché il sale Rimane. ce l'ha. Io in collezione li ho tutti su cartellini. Eventualmente le Ok. specie più grosse me li taglio io i cartellini un po' più grossi, un po' più spessi e riesco a tenere su cartellino anche quelli più grossi, senza problemi. Perfetto. Mi prendo del cartoncino un po' spesso, me lo ritaglio Sì, della dimensione. Sì, esatto. assolutamente. Grazie di nuovo del consiglio, perché appunto per fortuna che me l'hai detto, se no avrei iniziato a farli tutti così, visto che in questi giorni di quarantena avevo tempo. Ok. Sì, sono trovato molte all'inizio, anch'io lo facevo e poi a volte mi andavo a prendere l'esemplare per confrontarlo e mi rimaneva la capocchia dello spillo in mano. Oltretutto, per togliere lo spillo, poi con tutta la ruggine si danneggia l'esemplare perché la ruggine si è dilatata, ha dilatato lo spillo e quindi si rompe abbastanza l'esemplare. Ok, grazie. Ciao, ciao. Prego, Alessandro. No. Buonasera, prima di tutto volevo ringraziarla per la presentazione, l'ho trovata estremamente interessante. Grazie. Poi volevo chiederle, le trappole con scotch adesive che mi Sì. diceva legate agli alberi,
Attaccandosi il campione attraverso l'elitra, Sì. non c'è il rischio che rimanga difficile da riconoscere dopo? Cioè, sì, questa si rovini e ne... Diciamo che è così effettivamente, però con l'esperienza si riescono in ogni caso a identificare, Ah, perché capito. diciamo che anche qui è questione di esperienza, a volte soltanto vedendo una sola elitra certe specie sono facilmente identificabili, a volte rimane l'addome, quindi se è un maschio dei genitali si riesce tranquillamente a identificare, diciamo che poi diventa una questione di esperienza. Se non riesci, vieni a trovarmi con i pezzi di scotch e cerchiamo in qualche modo di risalire le specie. Io in genere ci riesco, ecco, con molta esperienza. Ho capito. Però quindi sono esempiari che di solito non vengono, per esempio, più aggiunti in collezione, cioè sono. Ecco, è difficile, sono difficili poi da togliere in modo da mantenerli abbastanza integri, anche perché a volte la banda adesiva la si va a togliere dopo molto tempo, per cui l'insetto si è disarticolato e diciamo che non è un insetto perfetto da tenere in collezione. Se è un insetto molto raro, per cui noi abbiamo soltanto quell'individuo, magari abbiamo visto solo quello in tutte le nostre esperienze di censimenti, allora io cerco di tenerlo lo stesso, quello che è rimasto lo incollo sul cartellino, cercando di scollarlo piano piano e usando l'acetato di etile per sciogliere un po' la colla dello scotch, in modo da tenere tutto quello che riesco a tenere dell'insetto, altrimenti non sono il massimo per la collezione, effettivamente. Ho capito, la ringrazio. Niente, ciao. Una domanda in Ambra, chat. Ho visto, da Ambra, una curiosità, nel campionamento mediante fogging, gli insetticidi all'interno del vapore nebulizzato potrebbe avere effetti a posteriori rispetto all'attività di campionamento, magari un po' in più impattanti? Diciamo che è possibile, nel senso che una certa persistenza questi prodotti ce l'hanno, anche se non sono cloroderivati che persistevano poi nell'ambiente, nelle catene alimentari. Per decenni, i piretroidi comunque in funzione della loro concentrazione persistono poi un pochettino sulla vegetazione. Diciamo che vengono giustificati questi studi quando si va a censire una pianta su milioni di altre piante all'interno di una foresta amazzonica, non c'è altro modo. Si prende una pianta su ogni tanto. E se noi censiamo 10 piante all'interno della foresta amazzonica, è chiaro che l'impatto dobbiamo considerarlo estremamente limitato. C'è il rischio ovviamente che gli insetti che tornano su quella pianta dopo poco tempo possano ancora risentire della presenza dell'insetticida, certo, questo è possibile, sì. Diciamo che lo scopo in questo caso giustifica il mezzo. Per esempio, Terry Irwin, che è un altro entomologo carabidologo statunitense, che è morto recentemente, ha fatto molti studi in Centro America e Sud America, e ci sono pochi altri metodi rispetto a questo. Si può utilizzare il metodo della zattera, dello zatterone, che hanno utilizzato, per esempio, Gianfranco Curletti e altri quando hanno fatto delle campagne, però comunque devi avere delle tecniche, delle attrezzature che non sono alla portata assolutamente di tutti, solo per grandi compagnie sono, mentre invece un fogger, un apparecchietto del genere che nebulizza dell'insetticida è alla portata di quasi tutti, quindi si possono fare delle ricerche. Già questo consente di approfondire le ricerche sulla diversità degli ambienti tropicali. Per esempio, Erwin aveva fatto delle valutazioni cercando di
di stimare qual era il numero di specie all'interno di queste foreste amazzoniche, arrivando a numeri in base al campione che lui aveva fatto sugli alberi, col fogging arrivando a numeri che erano del tutto impensabili, cioè molto molto più alti di quello che si pensava, insomma. Gli altri sono svegli? Prego, prego. C'è ancora qualcuno sveglio o vi ho stesi tutti? Gianni, sono Enrico. Presente, dimmi Enrico. No, ascolta una cosa, una cosa interessante. Che abbiamo provato ad applicare in ambienti ipogeo, ma che invece Marigalli ha usato parecchio nei suoi campionamenti per valutare la popolazione di determinate specie, era quello appunto del marcaggio e ricattura dei coleotteri, degli insetti. Solo che non funziona sempre, nel senso che, per esempio, l'ambiente ipogeo è troppo abrasivo, diciamo. Abbiamo fatto degli esperimenti per valutare una popolazione, ma andavano via le marcature, eccetera, eccetera. Questo magari in futuro, se ce ne parlasse, Massimo, sarebbe una bella cosa, ecco. Sì, ho visto un lavoro che stanno per pubblicare sui birridi, mi sembra, proprio in relazione a questi problemi della brasilità, hanno trovato delle soluzioni molto interessanti. Effettivamente è un metodo molto bello che però è mirato a studi più di tipo etologico, comportamentale all'interno delle singole specie. Io più che altro avevo fatto un excursus sui metodi, sulle tecniche mirate a studi più generici, ecologici, faunistici, quelle che erano state un po' le mie esperienze. Diciamo che per il futuro di argomenti ce ne sarebbero molti. Chi avesse voglia, avesse un po' di esperienze, sicuramente è benvenuto. Vai Valentina, dai, collegati, parla. Attivati il microfono, Valentina. Ah, non vuoi bruciare la notizia? Beh, abbiamo tempo, prova. Dai, che è venuto. Prova, parla. Secondo me ci siamo, dai. No, io non ti sento. Ah, però non sento niente. Magari alza il volume del microfono col software. Ok, grazie. Ho capito cos'è che voleva dire Valentina. Se volete, dato che l'ho seguita nella sua tesi, ve lo dico in due parole. Cioè, nella sua tesi, praticamente ha fatto tutti i campionamenti con il metodo a vista, e per cui durante tutto un anno si è andati regolarmente e si è fatto un censimento delle popolazioni in
in transetti determinati della cavità che stavamo esaminando. In questo modo si sono esaminati più di 3.600 esemplari ed è stato possibile fare poi tutta una serie di statistiche senza togliere esemplari a migliaia, come succede invece con le trappole in lavori simili fatti in ambiente ipogeo. Sì, grazie. Infatti era quello che avevo premesso, cioè anche la ricerca vista può avere, diciamo, dei risvolti quantitativi e può essere utilizzata in studi ecologici se standardizzata, fatta in modo standard, in transetti ripetuti un certo numero di volte, in date standardizzate e così via, insomma, sicuramente tutti i metodi possono essere standardizzati per fornire dati anche quantitativi. Sì, vedete che ha specificato Valentina anche a vista, più fotografia macro, che è molto utile per identificare le specie e tutte queste cose, e i transetti di cui parlavo prima, cioè delle parti Chiaro. determinate delle cavità, eccetera, che vengono esaminate periodicamente in maniera regolare. E come dice, prelevando solo i campioni necessari per la determinazione delle specie. Infatti, su 3.600 esemplari non penso che ne avremo sacrificati più che 15 o giù di lì. Certo. Sì, una delle cose che mi piaceva di questi campionamenti che avevo fatto con le lampade, soprattutto quelli di casa mia, diciamo, era che potevo prelevare solo quello che mi interessava. Mentre spesso quando si fanno questi campionamenti, i lepidotterologi, per esempio, quelli che studiano microlepidotteri, senza fare nomi, hanno la necessità di immobilizzare praticamente il microlepidottero e di ucciderlo praticamente appena entrato nell'imbuto, nel bidone, perché altrimenti si danneggerebbe, cosa che non capita con i coleotteri, che possono essere mantenuti vivi e poi prelevati il mattino nel modo che si ritiene utile per studiarli. Gianni, aggiungendo una cosa al metodo usato da Menegalli sui viridi, quello Sì. della marcatura, se posso. Certo. L'ho utilizzato anch'io quest'estate, non è nulla ancora di pubblicato, ma ci stiamo lavorando con Luca Picciau su una popolazione di circa 500 piccole mantidi in Liguria. Sono insetti questi che corrono sul terreno, non sono come le mantidi religiose normali, ma un'altra specie. Tiene veramente per tanto tempo, anche in caso di intemperie, quindi secondo me si può fare la prova anche su qualche carabide, magari non ipogeo, non endogeo, ma carabide di medie e grosse dimensioni potrebbe funzionare bene. Ma se funziona sui biridi che vanno nell'acqua, vanno nel pietrisco, vanno, insomma, direi che è un buon metodo. Non abbiamo mai trovato nessun esemplare con appunto il cartellino staccato, se non appunto quello che era proprio stato attaccato male per colpa mia, che non avevo aspettato che si asciugasse la cosa che abbiamo usato per attaccare. Niente, solo questo, scusa. Ah, no, grazie, no, no, ottimo.
Gloria. Ok, se non ci sono più domande. Ah, no, ok, presentazione interessantissima. Infatti, ok. Grazie Piero. Spero vi siate segnati il mio indirizzo email, l'ho lasciato abbastanza lungo, sì. Lo riscrivo semmai qua. Ok, sì, magari in chat. Sì, infatti.